Sui social network impazza la polemica. Sono centinaia gli ischitani indignati che stanno postando foto, video e commenti sulla condizione dello specchio d'acqua antistante la spiaggia del Muro Rotto, che da azzurro è diventato color marroncino. L'acqua fuoriesce da un foro del muro che costeggia la spiaggia e che confina col cantiere dove è in corso d'opera lo scempio ambientale per la costruzione di un parcheggio multipiano nell'area della Siena, dove una volta sorgeva uno dei vigneti più belli dell'isola d'Ischia. E siamo proprio sulla spiaggia del Muro Rotto. In fondo, sulla mia sinistra, potete vedere l'acqua che fuoriesce a mare. Oggi, venerdì 8 marzo 2019. Quello che ci chiediamo è questo. Visto che tutti gli ischitani sono a conoscenza di ciò che vi stiamo mostrando, ma l'amministrazione comunale e gli uffici competenti hanno provveduto a verificare ciò che sta accadendo. È normale che a mare finisca acqua di color marrone? Ci aspettiamo una risposta direttamente dal sindaco Enzo Ferrandino, anche in qualità di massima autorità sanitaria del paese. Per la cronaca ricordiamo che inizialmente dal cantiere della Siena finiva a mare, sotto forma di cascata, acqua trasparente e a volte persino fumante. Oggi invece è cambiato anche il colore. Intanto nel dicembre del 2018, in una seduta del Consiglio Comunale in cui ci fu data la possibilità di intervenire, come dirigenti del Partito Comunista Italiano, marxista-leninista, inchiodammo gli amministratori alle loro responsabilità politiche e partitiche che sono sia dell'attuale maggioranza di Enzo Ferrandino, sia della dormiente minoranza, il cui massimo esponente Gianluca Trani per anni ha sostenuto la compagine dell'ex sindaco Giosi Ferrandino. Per quanto riguarda il parcheggio alla Siena, sì, è privato, ma la prima responsabilità politica e amministrativa è di chi ha rilasciato la concessione. E questa è l'amministrazione comunale che oggi segue quella di Giosi Ferrandino. Sono stati fatti, saggi. Come ci troviamo dinanzi a quel disastro? Chi è fuori i responsabili? Il popolo ha diritto di sapere chi sono i responsabili.